Allora che questo giorno che tutti ricordiamo per il sangue versato dai nostri cari soldati, patrioti della patria, deve servire a noi per portarci verso la pace. C'è anche, qui noi abbiamo i nomi dei nostri caduti, ma c'è anche il milite ignoto, ed ecco che proprio all'altare della patria viene sepolto nel 1921 al ricordo di quelle centinaia, migliaia di persone che sono morti e che non hanno avuto una sepoltura degna. E poi a Re di Puglia si dice 100.000, ma in quel sacrario ci sono molte anime ancora di più di questo numero, perché la guerra porta veramente morte. E allora, se da una parte ricordiamo l'unità della nostra Italia, che poi ha cominciato ad avere con la democrazia un po' di serenità, di pace, ecco, continuiamo, secondo il monito di Papa Francesco, di essere tutti noi costruttori di pace, di gioia e di amore. E allora che il Signore accolga i nostri cari defunti caduti in guerra e a noi il conforto, la consolazione e soprattutto l'impegno di promuovere sempre la pace. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora eleviamo la nostra preghiera comunitaria, pregando per il mondo intero e per la pace dell'umanità. Dio ha affidato all'uomo la creazione perché la custodisca e la ami. Fa, oh Signore, che scaturisca in tutti noi questo senso di responsabilità verso le bellezze del creato, affinché vengano amate e protette. Preghiamo. Il progetto di Dio sull'uomo è un progetto d'amore che non va distrutto con la guerra e le lotte tra popoli. Oh Signore, aiutaci affinché possiamo comprendere che le differenze non devono dividere ma unire. Preghiamo. Per la Chiesa, perché sia sempre più una comunità di persone capaci di costruire pace e di annunciare il Vangelo di fronte a ogni violenza e ingiustizia. Preghiamo. Signore, ricordati di coloro che hanno autorità. Troviamo nell'amore e l'ispirazione, promuovendo con onestà e saggezza ciò che giova veramente ai popoli loro affidati. Preghiamo. Per gli operatori di pace e giustizia che spesso operano in situazioni di rischio e pericolo, perché il sostegno di chi crede nella pace e nella giustizia dia loro la forza e il coraggio di continuare. Preghiamo. Oggi, 4 novembre, giorno della commemorazione di tutti i caduti delle varie guerre, Signore, ti affidiamo coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della propria vita e coloro che sono caduti per la difesa del bene comune. Accoglili nella pace dei giusti e fa che il loro ricordo sia per tutti noi. Monito alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Per tutti i popoli che ancora oggi subiscono la guerra, per i profughi privati dalla casa della dignità, per tutte le vittime di attentati nel mondo e per tutti coloro che vivono e subiscono ogni forma di violenza,
perché il Signore dona loro la serenità del cuore. Preghiamo. Per noi, perché le difficoltà del presente non offuscino la nostra volontà di essere sempre dei testimoni della verità, sempre di noi. Preghiamo. Ascolta, Padre, le intenzioni che ti abbiamo manifestato e fa che nel ricordo dei nostri cari caduti in guerra ci sia per noi un impegno di vera e duratura pace per Cristo nostro Signore. Ha rigenerato i nostri fratelli defunti, per questo sacrificio di riconciliazione che la Chiesa ti offre, lava le loro colpe nel sangue del Cristo e ricevili tra le braccia della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, risulta a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ti consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo
e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i caduti, di tutte le guerre, che affidiamo alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci.